Ciao, bentornato sul canale di Wellness Training Studio e benvenuto in un nuovo video di workout, allenamento total body dove vuoi e quando vuoi. Oggi cosa facciamo? Un allenamento per una parte del corpo che è molto difficile da allenare a corpo libero, cioè se non sei in palestra, se non hai a disposizione delle attrezzature adatte, particolari per questo tipo di allenamento. La parte del corpo che andiamo oggi è la schiena e le spalle. Le spalle sono un po' più semplici da allenare se sei a corpo libero, la schiena è molto difficile. Questo perché? Perché tutti gli esercizi che prevedono la muscolatura della schiena hanno bisogno di tirare qualcosa, cioè occorre una trazione, perché la schiena fondamentalmente fa questo tipo di allenamento. Con i muscoli della schiena intendo i muscoli collegati con le braccia, la parte alta della nostra colonna vertebrale, quindi parte posteriore delle spalle, gran dorsale, eccetera eccetera. Però senza entrare nei dettagli, il lavoro di oggi è molto muscolare, quindi occhio alla tecnica, rallenta i movimenti, non è un lavoro metabolico, quindi concentrati sui muscoli che stai utilizzando. Ti faccio vedere gli esercizi, che sono 4, e come sempre la modalità di esecuzione. Ok, primo esercizio, alzate laterali, è quello tra i 4 che vedremo un po' più semplice, anche se tantissime persone lo sbagliano. Noi ti facciamo vedere quello che è il nostro modo di farlo, fidati. Allora, partendo dalla posizione con le braccia distese lungo i fianchi, dimenticavo, ovviamente per questo tipo di workout ti servono dei pesi, per forza, perché sennò non combini nulla. Poi, più o meno pesanti questo state, dopo ti spiegherò anche questa cosa, però servono per forza dei pesi, va bene anche delle bottiglie d'acqua. Dicevo, braccia distese lungo i fianchi, sollevo di lato. Noi consigliamo di girare il palmo della mano tendenzialmente in avanti o comunque verso l'avanti e il pavimento, non in questa posizione perché potresti sentir male alle spalle. È molto più semplice, soprattutto se non sei esperto, fare questo. Fuori il petto, mano che guarda quasi avanti. Avanti va benissimo, giù va bene lo stesso. Quindi non così, così va bene o così. Tendenzialmente la mano rimane altezza spalla o un po' più alta, non il gomito più alto. Ci siamo? Poi te lo faccio vedere anche di fianco così capisci, non devi andare in avanti ma devi andare di lato. Molto bene. Secondo esercizio, un po' più complicato, non tanto per la fatica ma quanto per la posizione, perché ci dobbiamo mettere in questa posizione, schiena dritta, il bacino ruota avanti, la testa in linea, la schiena più bassa possibile, parallela al terreno, e dovevi sollevare mantenendo ferma più possibile la colonna vertebrale. Te lo faccio vedere davanti. Ok, terzo esercizio. Io uso i power cuff perché sono molto comodi in appoggio al terreno, perché la superficie è molto larga e piatta, ma puoi continuare ad usare i manubri o qualsiasi altro attrezzo che si addica a questo esercizio. Allora, avvicina abbastanza le mani e allarga un po' le gambe. Da questa posizione tengo forte l'addome, sposto il peso del corpo su una mano e 1, 2. Questo è abbastanza pesantuccio se non sei molto allenato o allenata. 2 varianti in appoggio sulle ginocchia, che risulta molto più fattibile. Altrimenti puoi fare la stessa cosa così. Molto molto più fattibile. Quarto ed ultimo esercizio, Superman. Sdraiato, pancia in giù, distendo le gambe, le sollevo
e sollevo le braccia e sto in posizione, molto semplice. Ora 40 secondi di lavoro, 20 secondi di recupero, 4 round, molto semplice. Cura la tecnica, vai piano con i movimenti, soprattutto nella fase di ritorno, che poi ti ricorderò qual è. Partiamo. Molto bene. Timer. 4, 3, 2, 1 e via. Allora salgo e rallento. Ottimo. Un secondo a salire. 1, 2, 3. Almeno 3 secondi a scendere. 2, 3. Contali. 1001, 1002, 1003 e non sbagli. 1001, 1002, 1003, 1004 se vuoi contarli tutti in fila. È meglio così che fare tantissime ripetizioni. Stiamo facendo un lavoro muscolare. Molto bene. Nel mio caso ho 5 kg. Per me sono leggeri, ma è per farti vedere bene il movimento nel video. Mi raccomando, dovresti sentire a fine lavoro le spalle bruciare. È molto importante. Non è fondamentale, ma devi sentire il muscolo che lavora. Ok, via. Anche qua. 1001, 1002, 1003. 1001, 1002, 1003. 1004, oh, 1001, 1002, 1003, su, 1, 2, 3, 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 su, finisco. Ok, molto bene. Primo round ci sta, che ancora non sei stanco o stanca. Ti preparo, braccia vicine, gambe un po' più aperte. Op, e tengo. Op, tengo. Sollevo in alto e verso il bacino. Op, giù. 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 Ok, ricordati che se anche suona il timer, mi raccomando, è importante finire pari. Vuol dire che se hai iniziato col sinistro, devi finire col destro, anche se è scaduto il tempo, tanto al massimo riposi 2-3 secondi in meno, fa niente. Via. Qui è importante che continui a respirare. Se ti dà fastidio farlo statico, poi molto lentamente nuotare. Mi sono incastrato. Ok, allora a fine primo round dovresti già aver capito quali muscoli stiamo facendo lavorare. Mi raccomando, cura la tecnica. Pronti? Via. Oh, oh, già che inizio ad accusarle. Ricorda, scendi piano, altrimenti puoi sollevare anche 200 kg, non serve a nulla.
Chissà se arrivo alla fine. Se non sei abituato o abituata a fare questi esercizi, ti rimarrai sorpreso da quanto sono efficaci anche con due bottiglie d'acqua. Mi raccomando, ragazze, fate anche voi allenamenti per le spalle, che è molto bello vedere un po' di muscoletti nelle donne anche lì. Ok, oltretutto vi svelo un segreto: se voi sviluppate le ragazze, se sviluppi un po' di muscolatura nella parte alta del torace, acquisendo un po' di, passatemi il termine, un po' di larghezza in più, perché ve lo spiego dopo, nell'altra pausa. Dicevo, se fate un po' di volume sulla spalla, in modo tale che il torace si allarga un pochettino, tra virgolette si allarga, la vita si stringe e quindi sembra che siamo più magri. Se volete, potete nuotare. Nuota, nuota! Oppure stai fermo qui, oppure anche qua. Provate tutte le posizioni. Sempre col petto aperto e cercando di tirare sulle spalle. Prova più posizioni, prova, prova! Brucia! Ovviamente se non arrivi alla fine puoi fermarti prima, anche se devi continuare a sfidare te stesso. Tornando al trucchetto di prima, mi raccomando, largo sopra, sempre più stretto sotto, e si slancia la figura. Molto importante. Ci sono i trucchetti del mestiere. Più allarghi sopra e più sembra stretto sotto. Fantastico. Comincio a sentirle. Ottimo, tengo in mano i manubri o le bottiglie o il gatto di casa, però in questo caso devi averne due di gatti. Ok, metto frontale, così vedi anche un'altra inquadratura, via! Thank you.
Ottimo, come stai? Iniziano a sentirsi, io già si sento da un po'. Allora, preparo, mi raccomando. Mani vicine e via. Inizio col sinistro. Mi ricordo da dove ho iniziato. L'ultima! Bene! Dai, dai! Questo è il terzo, penultimo giro! Ok, allora, ripetiamo. Fisso! Se non riesco, nuoto, così il braccio si scioglie, pausa, oppure fisso qui per qualche secondo, poi fisso qui, pollici verso l'alto, sempre, poi fisso qui. Qui difficile, tengo, stop. Dai, stai con me. Ultimo giro. Fiato ci siamo, ma spalle si sentono, eh? Dai, ultimo giro, via. Tieni i glutei contratti, tieni sempre il core attivo, rallenta la discesa. Espandi il torace. Non rimanere ingombito, sennò fai fatica con la spalla. Ottimo. Mi raccomando la tecnica. Sul nostro canale trovi tutti i tutorial, o quasi tutti, sono sempre in aggiornamento, e mi raccomando anche su Instagram. Molto bene. Giù, mi preparo, braccio disteso e via. Movimento bello ampio. Come se volessi toccare tutti i punti del pavimento. Descrivi un semicerchio molto ampio. Cerca di portare il pollice verso l'alto. Molto bene. Pochi secondi, dai. Tieni la discesa. Ottimo. Ok. Dai, gli ultimi due. È stato abbastanza semplice, ma molto efficace. Ok. Via, 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 non perdere secondi. Thank you.
ottimo. Dai, che abbiamo finito. Via, nuoto. Tengo. Se è troppo difficile, tengo qua. E respiro. Tengo qui, provo. Non riesco. Tengo qua. Oh, come brucia? Oh. Molto bene, come stai? Io la sento bene. Potevo usare un po' di più con i pesi per le alzate laterali e le alzate posteriori, però è andata bene lo stesso, quindi più o meno per regolarti ho usato 5 kg con i manubri e 12 kg con i power cup. Qui potevo dare di più, sono sincero, però a me interessa che tu ti alleni bene, scelga i pesi giusti per te. Mi raccomando, uomini e donne, soprattutto perché gli uomini sono un po' più abituati a fare questi allenamenti di braccia. Anche le donne, mi raccomando, non solo glutei, perché ricordati che se allarghi, non devi diventare una bodybuilder, ma se dai un po' di volume, un po' di importanza, un po' di tono alla parte superiore del corpo, si slancia la figura e sotto sembri più magra. Passami il termine, perché non c'entra niente, è solo una questione estetica, non legata al grasso, ma slanci la figura, si allunga la figura, diventa più longilinea, più armonica, perché non puoi avere le gambe tonicissime e nessun muscolo sopra. Mi raccomando, fallo per te, che è bello vedere anche nella schiena della donna un po' di muscoletti. Mi raccomando, poi gusto personale, noi la pensiamo così, liberissimi di pensarla come volete, ci mancherebbe. Like, commentate, attivate la campanella per le notifiche di tutti i video che pubblichiamo, iscrivetevi al canale, commenti, suggerimenti, consulenze, noi siamo sempre qua. Mi raccomando, alla prossima, ciao!